Guerrino, non fare come fai di solito. Non sei in discoteca, Guerrino. Non fare come fai di solito che lasci i bigliettini a tutte. Dai, perché per non è carino, non è carino. Decido sulla sigla finale, sapete sempre ecco, lui va lì sulla sigla finale. Sì, valuta. Anche allora... perché se ti comporti male, io qui c'ho la insomma un po' di fisico che può in qualche modo no, incute timore. Sì, sempre così buono. Guarda che cos'è. Rischia un po' le ossa, poi devi mettere i numeri per rimetterli a posto. Se non ha la fidanzata qui non c'è problema. Sì. Il nostro gigante è buono. Bruno, grazie, allora, Massimo. Un altro bel momento musicale, hai scelto un altro classico? Questa volta romana, sì. Vogliamo dire anche il titolo? Cento campane. Allora, però questa canzone, prima di diventare di Lando Fiorini, tu sapevi che è stata la sigla anche di uno sceneggiato televisivo, quando si chiamavano sceneggiati? Questo mi deve essere ecco. sfuggito. E poi la canzone è stata portata al successo dal nostro amico Nico De Gabbiani, che ogni settimana ci segue dalla Sicilia. Ciao Nico. Poi è diventata di Lando Fiorini ed è esplosa, è diventato il successo che tutti conosciamo, Cento campane. Ma prima di Lando Fiorini e prima di Nico De Gabbiani, Baudo l'ha scoperta. Pippo ha detto: questa l'ho scoperta io, buoni, perché è una bella canzone e Lando la può cantare. Bene. E la può cantare anche Minniti. Indegnamente, speriamo di no. Con tutte le campane. Bruno Minniti. Sei una certezza, Minniti, vai! Non me lo di stanotte. Hai stregato il cuore, la verità fa male, lasciami sta visione per sperare. Din don, din don, amore, cento campane stanno dette no, ma amore mio, se mai lasciato ancora non lo di. No, non lo di, non parla. Sei una donna, una strega, chissà. Mi resta una speranza, la speranza. Le streghe m'hanno detto no, ma tu, amore mio, sei mai stregato di me lo desiderio. Sceneggiato era Nel segno del comando, ti dice qualcosa? Con Fiorenzo Fiorentini. Neanche io l'ho visto, sono arrivata un po' dopo, ma onestamente so. Non me lo ricordo. No. Bene, Bruno, però la canzone è bellissima. Abbiamo visto delle immagini, ma solo 4.000 euro vali. Perché? Che è successo? Non lo so. Attento che ti dà uno schiaffo in testa. Eri lì così con 4.000 euro sotto. Tu non ci tieni a te, di la verità. Grazie, ciao, grazie. Ai soliti ignoti, grande grazie. Bruno. Come personaggio dei fotoromanzi. Io proporrei un caffè.